Quindi andremo a sentire la puntata. Madonna. Vengono confermati un po' i settori che abbiamo precedentemente fruttato, ma sento molto bene i settori fruttati. Sento molto bene la frutta di stagione, come la mela, la pera, la pesca, la pesca noce, la bicocca, la colzina, il melograno, il kiwi. In un secondo momento anche sento molto forti profumi di frutti rossi, come le ride, il licis, l'amore, il figlio, non ancora un certo momento anche sento le mediterranee, agrumati, pompelmo, pomprimo rosa, arancia, mandarancia, cintro, limone, lamina, anche sentori tropicali, come l'ananas, la papaya, l'avocado, il mango. Chiedimi Maria, chiedimi, è l'uva? È l'uva? No. No. Ma cagare sto vino, allora veramente, ma che vino mi ha... questo qui è il vino preferito dai parrucchieri, vedi? È un frangiacorta. Non va bene. Maria, dimmi, domani sera dove sei? No, avvisami perché io... Senti Maria, come? Ma non so se è uno spettacolo comico, però... Cioè, io capisco che tu... Cioè, cos'è che ti fa ridere, Maria? Una cosa divertente. Aia. Se fai già le battute più belle delle mie, già... bussolendo, no? Senti Maria, ti voglio però fare un regalo, sei stato veramente, ma veramente inutile. Bravissima. Voglio fare però un regalo, ti voglio regalare la mia rivista che mi ha reso celebre in tutto il mondo, la mia rivista di distillati e alpinismo. Sì, come si chiama? Come si chiama? Aggrappati. Grazie Maria. Perché gli fa parlare il microfono? Domani saremo al teatro. Ma siete diventati. Cascepo, ci mettiamo a posto. A risate. Ma loro che sono le tue amiche? Ma voi, anche voi siete di Bussolengo? Più di lei sicuro. Più di lei? Ah, cioè, sono proprio bussolenghesi. Doc. Anche... Come? È una parolaccia. Cioè, di? De Soca. Ma che cos'è? Zotto, ah, adesso io ho capito sto. Ma cosa? Cioè, ho trovato un'informazione. Già? Ma ecco, qual è il... Cosa le fa ridere a Maria? Cioè? È più si incazza più che... Cosa sta dicendo? Ma infatti ho visto che è stato tutto fatto così. Maria, cosa sta infatti non ho capito perché lui sta lontano. Eh? Vero o no? Sì, non è basta adesso, non è che è calatissimo. Cioè, facciamo con un applauso Maria, grazie! Allora, che ora abbiamo fatto? Ragazzi, io non posso fare tardi anche perché domani mi alzo a mezzogiorno. Va bene, allora, io volevo chiudere questa bellissima serata. Ringraziato, siete stati veramente un pubblico straordinario, non solamente Maria. Manda il messaggio all'amante. Come si chiama il marito? Mario. Roberto. Ma era quello di prima, non è possibile.
Io non sto capendo più. Cioè, ho finito, i neuroni stanno facendo. Va bene, allora io. Avete capito che mi piace tantissimo il contatto con il pubblico, no? E prima parlando con le ragazze della Prologo, c'è una cosa che a cui volevo rispondere, perché avendo lavorato per tanti anni con delle donne della televisione, no? Una delle domande che mi fa